Allora, bambolotte, cucciolone, hola shihi, non mi sono messa l'illuminante, come va? Allora, io vi chiedo innanzitutto scusa per il trucco, ma ho avuto stasera uno di quei momenti da prendo il trucco umano e faccio quello che mi viene, e mi è venuto questo capolavoro, che devo dire è abbastanza orrido, non sarebbe stato nemmeno male, argo amore, benedetto iddio. I Dios. Che non sarebbe stato neanche male. Vedete? Ci ho messo il giallo, il viola, il grigio, il nero, un botto di roba. Diverse sfumature di giallo, di viola, fra parentesi. Non sarebbe male. Il pezzo di sotto però, come vedete, c'è questo doppio righetto che doveva essere leggermente un po', magari più evidente, forse un po' più concavo, non lo so, ma non è male. Penso di essere l'unica che è sabato sera e a casa, immagino. Naturalmente c'ho skin, quando fo questi trucchi ci metto sempre skin, che è, come si dice... Non so come cazzo si dice. Comunque, vai sul sicuro. Allora, siccome mi avevo fatto questo trucco, ho detto glielo voglio far vedere, voglio i denti che mi dicano. Sono vestita da casa. Oltretutto c'ho sta felpa col fondotinta, perché io tutte le volte che mi trucco mi riempio di fondotinta e non riuscivo mai a capire come mai. Adesso l'ho capito. Il piccolo genio di Camilla prende il fondotinta, lo puccia sul pennello e poi se lo va a mettere. Con la mia grazia da cinghiale e cinghialessa, quando giro il pennello, mi spiaccico tutto il fondotinta addosso. Allora, oggi la mia veterana, la mia super gossipatrice di YouTube, mi arriva un messaggio e mi fa: Cami, ma non l'hai visto che Ale Meroni ti ha fatto la parodia? E io: no, l'ho vista! Corro a vederla! Allora, mi ha fatto pisci addosso, cioè è stato troppo simpatico. È stato innanzitutto troppo simpatico e poi alcune cose, cioè l'ha veramente fatte azzeccate, capito? Cioè, nel senso, qualcosa no, però penso l'abbia fatto apposta per accentuare questa cosa. Ma quando ha tirato fuori la musica degli Offspring, cioè, detto non ci credo, è la mia canzone preferita. E poi quando dice degli inci, fatemi sapere degli inci, io non chiedo mai degli inci, non mi interessa un cazzo degli inci, mi do il petrolame addosso, però è stato davvero davvero simpatico. Io mando un bacione ad Alain, che a me piace moltissimo, e fra parentesi vi lascio il link naturalmente dell'info box alla mia parodia. C'è chi mi dice: ma te non te la sei presa? Ma perché? Allora, innanzitutto, perché me la dovrei prendere? Se fanno una parodia su di me vuol dire che sono very important, perché non la fanno su tutti. E poi la parodia credo sia una cosa simpatica, nel senso, poi c'è, cioè, ragazze, guardate, c'ho talmente tanti cazzi e mazzi che se le cose non sono gravi non me ne può fregare di meno. Allora, non posso berciare perché è tardi. Questo video me l'avete richiesto in tantissime. Allora, io innanzitutto voglio fare un ringraziamento speciale a Enrica. Un bacione grande, grazie, perché mi ha fatto dei pensierini davvero meravigliosi. Vi faccio vedere la cosa che mi è piaciuta di più. Allora, questo sarà il portachiavi della mia macchina. Spero, fra parentesi, di averla trovata, forse, perché ho chiesto di non... cioè, mi sono fatta togliere le poche ore, le ore che avevo di lavoro adesso, perché, ragazze, me ne scordo, cioè, io non riguardo l'agenda, perché ora non ne posso veramente più, è 2 anni mi muovo con i miei, con il tram, basta, cioè, ho veramente bisogno di un mezzo, ma io prendevo pure il motorino, soltanto c'è da pagare l'assicurazione anche lì, e spese, spese. Ora vediamo un attimo, se riesco prendo la macchina, altrimenti prendo il motorino e festa finita, perché veramente, bimbe, non ce la faccio più. Guardate,
Io non mi sono mai mossa con i tram, roba se varie, che è 2 anni questa banda. I miei, beh, loro non capiscono quello che io intendo, ma tanto. E quindi cercherò di far del mio meglio. Allora, e questo sarà il portachiavi alla mia macchina. Come vedete c'è un quadrifoglio che fra parentesi è fatta a mano. Cioè lei questa robina l'ha fatta con il Cernit. Per questo che mi piace tantissimo. E poi il pezzo forte. Ma perché sta macchina si sposta in continuazione? Un rossettino! Oh mamma! Avete visto quanto è bello? Poi vabbè, è una palettina che adoro e che fra parentesi ho usato per fare questo trucco. Che è questa. Della Justy Cosmetics, che da non conoscerla, questa Justy Cosmetics è pieno, cioè io ora ne vedo tanta di questa Justy Cosmetics. Amicia, eccola la micina. Aspetta, ve la faccio vedere se riesco. Vieni, micina, fatti vedere. Eccoci, ciao, ciao, diglielo, ciao, Tati. Ma aspettate, la tengo qui. Eccola, insomma, la palettina è questa. Vedete? Bianco, giallo e viola. Il viola l'ho usato per fare questo trucco. Il giallo interno lo stesso, è questo. Il bianco non l'ho usato, ma infatti è matte, me lo immaginavo. È caruccia, davvero davvero caruccia. Amore! Gli hanno tolto le ovaie, Gina. Gli hanno tolto le ovaie alla mia bambina. 5 giorni, 3-4 giorni in casa, ne vuole più. Molto carina. E poi una crema mani fantastica, perché si sdrusciati ovunque, disgrazia, che è questa. Mani, latte di mandorla. Fra parentesi ho venito le mie 2 creme per le mani che tengo in borsa, quindi ci metterò questa. E poi, se non mi sbaglio, c'è un'altra cosa. E poi ci sono dei campioncini di Diego Dalla Palma. Quindi Enrica, un bacio gigantesco, immenso, grandissimo. E se avesse un canale YouTube, vi metto il link nell'info box, ma non credo. Oh mio Dio, Gina, così rompi qualsiasi cosa, tesoro mio. Mio tesoro, vieni, giù. Scendi, Topina. Eccoci. Allora, torniamo al video. Me l'avete richiesto in tante ed è quello delle cover per il telefono. Allora, io sono particolarmente fissata con le cover. Mi piace tantissimo cambiare cover al telefono a randello, perché non lo so, perché mi annoia tenerlo normale. Purtroppo la cosa che mi dispiace è che del vecchio BlackBerry ne avevo alcune molto carucce, quelle con le orecchie da coniglio, quelle con la coda da coniglio, che purtroppo in questo non ci vanno, giustamente. E purtroppo per il mio telefono, il Samsung Galaxy Note, purtroppo ce n'è, no, che note, scusate, Samsung Galaxy Gran Neon, è il Gran Neon. Purtroppo non ci sono tante cover e questo è uno dei problemi intanto principali. Vabbè, poi un giorno vi farò anche il coso sul telefono, su quello che ho dentro il telefono. Allora, non me le ricordo in fila, cioè quelle che ho comprato in fila oppure no. Però cominciamo. Allora, in primis vi faccio vedere un portatelefono che mi ha regalato la mia mamma l'altra mattina al mercato ed è questo qua, che quando ho comunque delle cover un po' più piccole, non le gigantesche che ho adesso, lo infili dentro e questo è a calamita e ve lo portate dietro. È caruccio, mi piace questo. Poi abbiamo, premetto un'altra cosa, che voglio imparare a farmi le cover da sola, e spero di riuscirci, ma vedremo. Allora, vi faccio vedere prima quelle un po' più banalotte. Allora, queste le ho comprate, la primissimissima mi sembra è stata questa, che è normalissima, però mi piacciono spesso anche queste normali, devo dire che non mi dispiacciono per niente, in silicone, che il mio dovrebbe essere un 90
non me lo ricordo, un 9030, non lo so. Però ci vanno anche quelle di un altro cellulare, quindi del 91 e qualcosa. Questa infatti è dell'altro cellulare perché dalle parti è leggermente più larga. Vedete? Ecco, vedete, ve lo vedete leggermente spostato. Vabbè, questa qui è rosa, rosa pastello, che è molto molto carina, mi piace tanto. Poi abbiamo il rosa fucsia fucsia, che queste invece sono le sue, perché per un periodo qui a Siena c'è stata la bancarella che vendeva le cover e quindi io ho fatto scorpacciata, anzi ce ne ho lasciate due o tre che non ci avrei voluto lasciare, però come al solito se no avrei esagerato, anche perché avevo speso 20 euro di cover, ne avevo comprate 4, insomma nell'arco dei giorni le avevo comprate un po' e poi mi sono fermata. Questa insomma è quella fucsia, anche questa semplicissima. Poi abbiamo sempre rosa, però rosa trasparente, quindi vedete qui c'è questa cosina così, e poi il lato è trasparente, e questa è quella rosa. Poi naturalmente c'è quella verde. I love you, eh? Anche questa, anche questa, yeah, sono russa, anche questa è molto carina. È l'orario, è l'orario. Poi, sempre di semplici, abbiamo questa. Questa la comprai, anzi no, allora questa è stata la primissimissimissima che ho comprato, perché si comprò così per proteggere proprio il telefono. Lui ogni tanto parte da sé, non si sa per come, proprio per proteggerlo, visto che io lo butto in terra spesso. Devo essere sincera, con questo sono molto più brava, mi è caduto molto meno rispetto a quanto mi cadeva quell'altro, però qualche volta mi è cascato. La gatta è lì dietro, cioè. È rigido, insomma questa ce l'avete tutti, è di quelle attaccate, cioè c'ha, qui è di cartone, quindi se imparo a farle voglio vedere se riesco ad attaccarci qualcosa qui sopra. Che la ragazza che fa le cover, che poi vi dirò chi è, vi lascerò il link, mi disse, ecco, strullino, lo vedi caschi così? Questa insomma è attaccata qui, vedete? E questa è rosa. Adesso vengono quelle un po' più carucce e vi lascio in fondo quelle splendide che io veramente adoro, e anche questo mese ne comprerò un'altra, andrò fallita con queste cover, ma mi piacciono troppo e per questo voglio imparare a farle, perché altrimenti io ci vado fallita. Davvero, gente, non lo dico per scherzo. Allora, veniamo a quelle normaline. Allora, questa l'ho presa da eBay. È rigida. Pagata, non mi ricordo, comunque non molto. Non la amo particolarmente, penso di averla usata una volta e un giorno, non lo so perché, no, non mi sconfiggerà molto, però non è brutta, guardandola così non è orribile. Però ecco, non, è una di quelle che non, avete visto, no, c'avete le cose, una di quelle che non prendo mai, anche perché ora vedete per toglierla, essendo rigida si fa un po' di, si crea un po' di problema. Anzi, se avete un modo fatemelo sapere. Per evitare di stroncare ignosa. E questa. Poi abbiamo. Allora abbiamo questa qui, che è quella che ho comprato qui da me, che c'è. Ora non sto a mettervele dentro queste, tanto. Che c'è i. Come si chiamano questi? No, i muffin. Quelli che vanno tanto di moda. I macarones, macarons, mi sembra. 5 euro anche questa l'ho pagata. E vedete col macarons e qui è transparency. Poi abbiamo questa qui, devo dire, che è in silicone morbido, mentre questa dei macarons è un po' più rigida, è sempre in plastica, ma un po' più rigida. Questa qui, devo dire, inizialmente la odiavo, perché queste sono le classiche formine che io odio, veramente, cioè non le sopporto. E invece poi devo dire che non mi è dispiaciuta per niente. Uno perché mi garba molto, perché è di questa plastica morbida, però non lucida, una plastica ruvida. E poi nel complesso devo dire che non è malaccio. Badatela, mi infila le zampe ovunque sta gatta. E
questa qua. Misha, hai finito di distruggere tutto, topo? Poi abbiamo questa qui, che ho comprato sempre su internet. Questa qui ha una pecca, purtroppo. Scusate, io non riesco a sopportare di vedere tutta la roba in terra. Anzi, se non la ritiro su, non mi casca tutto quanto. Scusate, sì. Benissimo. Misha, e sta tempo ferma. Allora, questa qua l'ho presa sempre da internet, però ha una cosa che sinceramente mi lascia un po' sconcertata. Ed è il problema per cui non la uso spesso, anche se mi piace molto. Allora, questa si inserisce così, ha una pecca, è liscia, no? Vedete? Allora, davanti non si vede praticamente niente e dietro c'è il muffin gigante. È liscia parecchio, cioè proprio come plastica. E a me, cascandomi, come sapete benissimo e lo vedete da voi, mi casca tanto la roba di mano, secondo me, perché ce l'ho. Sono abituata a darmi la crema parecchio, parecchio, parecchio spesso nelle mani. Quando non ce l'ho, ho le mani secche e di quella secchezza che sguiscia. Io non so se riesco a spiegarmi. E quindi mi passano le cose tra le mani, come fossi una giugoliera. E però purtroppo i giugolieri riprendono tutto, a me casca tutto in terra, mi si frascia ogni cosa. E quindi questa qui purtroppo non la metto quasi mai per quello. Quando la metto, ci metto i gufetti. Adesso cominciano a venire quelle clou. Poi ho queste due. E voi mi direte, ma ce l'hai uguali? Ebbene sì, potevo comprarne un'altra che c'era il segnettino del marito e moglie scritto Game Over, che è una maglietta che io anche ho regalato a Manuele, quindi mi avrebbe fatto piacere, ma poi sono sparite le bancarelle. E quindi presi queste due uguali. È la classica copertina che io, da quando avevo l'altro telefono, volevo queste qui, che sono tipo a cuscinetto, no? Cioè, non so se mi spiego, hanno questa rifinitura tipo cuscinetto, cioè, capito come voglio dire? Anche le cose del letto hanno questa fattezza fatta così, e mi ha sempre ispirato, no? Sicché dissi, vaffanculo, per 5 euro figli otte e due. Presi la bianca e la nera, sì, devo dire che le uso abbastanza. Il problema della bianca è che è bianca e, come vedete, è già diventata abbastanza scuretta, anche perché poi io, quando sono qui che aggeggio coi trucchi, diventano, vero, lasciamo perdere. E poi queste sono di plastica, sempre quella non liscia ma ruvida, porosa, ecco, porosa. E poi c'è quella nera, che invece ho messo molto meno, anche se secondo me è molto più carina. Anzi, se qualcuna di voi trova le cover per il Gran Neon strane, fatemelo sapere, vi prego. Naturalmente io vi mando soldi, alla ragazza che mi ha mandato le palette. Una ragazza mi ha spedito le 4 palette Essence che ancora mi devono arrivare. Non ha fatto il tracciato, io spero vivamente che le poste non l'abbiano perse, perché te lo giuro, le uccido. E le ho pagate tutte, giustamente, 37 euro di palette. Però giustamente, cioè, nel senso, perché mi è stata mossa l'accusa, come sapete, che io mi fa regalare le cose, e quindi io gliel'ho pagate. Lei mi ha fatto poi un regalo di sua spontanea volontà, però giustamente io gliel'ho pagate. Quindi se qualcuna di voi trova le cover un po' particolari, fatemelo sapere, perché qui da me non ci sta di nada. Poi abbiamo questa, la zebrata, che c'ha il bordino anche davanti. Il problema di questa è che mo la dovrò lavare, che essendo bianca, questa è quella, l'ho usata abbastanza. Mi garbano queste così perché hanno il pezzettino che si vede pure davanti. Poi è un po' più porosa, anche questa sguiscia meno. Il problema è che si sporcano da morire, e la parte di qua che metto all'orecchio è diventata color fondotinta ed è silicone morbido, mentre queste sono rigide. Poi abbiamo questa qui, che me la mandò uno che l'avevo comprata da eBay, un'altra, quella con, credo c'era l'ancora, questa da Napoli, questa cover scomparsa. Quindi io gli dissi, ma abbia pazienza, a me questa cover non mi è arrivata,
Insomma, poi lui mi rimandò questa, ci è voluto un po', non ci speravo più, però è arrivata. Mi piace il cosino a pacchetto regalo, devo dire che è caruccia. Poi, ragazzi, le cambio a randello, ve l'ho detto, seconda di come mi gira, questa è morbidina. Poi abbiamo questa qua, che era quella che avevo ora, l'ho cambiata proprio stasera, no, oggi pomeriggio, ed è in materiale morbido, cioè se ci fate una rigata. Non so se vedete, guardate, vedete se si vede la rigata? È tipo una gomma, ma non è gomma, è. Non lo so, non riesco a spiegarvi che materiale possa essere. Poi si vede qui e basta, davanti, quassù no. Però caruccia, anche questa l'ho presa da eBay. Ora viene pezzi grossi, eh. Poi abbiamo questa, che sempre questa l'ho presa anche questa da eBay. Ed è quella come quella rosa, con questo qui fisso, con questo che si piega, vedete? Che se non mi sbaglio c'è la possibilità di fare le foto, ora io non mi ricordo perché si piega. E poi c'ha Toki Doki, è quello che io ho nel tatuaggio qua. Mi piace molto i colori chiari pastello, quindi rosa chiaro, celeste, caruccia è questa. O 8 euro o 12 euro, non me lo ricordo. Adesso viene i pezzi forte. Allora, questo è Hello Kitty ed è la prima palette. Sì. Vedo la gente mi piace per il culo. Ed è la prima cover che ho preso da eBay, mi sembra. L'ho pagata 12 euro, ma la adoro. Cioè, io la adoro veramente. Se non hai la borsa, naturalmente questa non la puoi portare in tasca. Ha un odore orribile. Ha un odore di silicone e plastica veramente orribile. L'ho anche lavata. E questa è Hello Kitty. Cioè, ma lo vedete com'è o no? Oh mio Dio! Eccola qua. C'è chi mi darà della tamarra. Datemi di quello che vi pare. Io adoro, adoro questa cover. Mi dispiace, ma la adoro. Non c'è storia. E questa l'ho pagata, no, questa 8 euro e questa 12 mi sembra. C'era anche quella di Minnie, ma volevano una sassata, volevano 25 euro, non te li darò mai, però la adoro, cioè mi fa impazzire. Mi sono tagliata solo una parte perché voglio vedere di cambiare. E poi abbiamo il clou del clou. Allora, queste sono due cover che mi ha fatto una ragazza che ho conosciuto su Instagram. Naturalmente vi lascio il canale. Il link di Instagram nell'info box, e poi da lì leggete i vari, cioè fa delle cose che sono meravigliose, sono dei capolavori. Allora, la prima, che è quella che ho portato di più, è questa qua. Oh mio Dio, io ecco, per me le farei, se fosse possibile che non spenderei l'ira di Dio, le avrei tutte così. Allora, questa è così con il mini pony, vedete i vari cuoricini, le roselline, poi c'è il silicone, ecco che ho rotto, brava Camilla, non l'avevo rotta fino ad ora, l'ho rotta ora. Qui c'è questi cuoricini, questi osini, il fioccone che lo amo e l'arcobaleno con i gelatini. E questa è quella che sinceramente usavo di più, ma ora vi spiego anche perché. E poi davanti è trasparente, questa è una cover trasparente. Ora me l'ha trovata rosa, mi ha detto come gli avevo chiesto. E questa, oh mio Dio, io la amo spudoratamente. Veramente me la farei come se non ci fosse un domani. Però ha solo un problema. Purtroppo laterale rimane, vedete dove va la copertina? Si sposta parecchio. Forse perché c'è il gatto che, essendo troppo grande, ha preso. Cioè mette la plastica in una posizione diversa. Comunque questa è la cover qui col fiocchino. Questo dovrebbe essere il parente di Hello Kitty. Io avevo dei quaderni ma non so chi sia. Dolcetti, rose, eccetera, eccetera. Cioè com'è sta cover? Cioè dai. Presto me ne arriverà un'altra con Rilakkuma. La prendo gliela pago insomma a breve e poi mi arriverà.
E basta, bimbe, non ne ho altre. Ora mi metto la mia cover che avevo deciso di mettere. Io a seconda di come mi girano, metto le palette. Ancora ste palette? E che cazzo? Va bene, bellissime. Allora, vi lascio naturalmente. Lei si chiama Sweet Cover Official, Sweet Cover Official, è veramente brava sta ragazza. Comunque gliele dovete fare, alcune ci sono già fatte e alcune su richiesta, quindi comunque poi vi spiegherà tutto lei. Io vi lascio il link di Instagram nell'info box e basta, bimbe. Queste erano le mie cover, considerate che ho il telefono da penso 2-3 mesi, non di me, non di più, quindi ne ho già abbastanza, però ve l'ho detto, le adoro. Quindi se vi capita, mi piaceva quella moschino con il telefono, con... sì, mannaggia. Con lo specchio, quella con le patatine di Moschino. Oioi, ecco, io ucciderei per delle cover del genere. Purtroppo per il mio telefono non ci sono. E comunque ora voglio imparare a farle così. Questo so già come metterlo. Questi ninnolini qui saprei anche dove prenderli, ma voglio vedere se riesco a farli a mano. Naturalmente le faccio per me, non è che le voglio vendere, perché non sarei in grado di farle così belle. Però per me le voglio perché ora comunque a fine mese quando prendo l'altra ve lo dico. Allora, io vi dico buon fine settimana, buon sabato, fate le brave, vi mando un bacione, rock and roll, vada Nina, ciao gnocchione, gnocchione, gnoccone, ciao. Ah, a proposito, oggi è il compleanno di Giulia di Queen Bee Makeup, un bacione grande a Giulia. Auguri, Julie!